Ma l'amministrazione locale, insisto, su queste grandi sfide, cosa potrà mai fare? Il direttore della EMI, padre Ottavio Raimondo, una figura straordinaria, no? Da tempo mi stimolava dicendo: Michele, tu dovresti incontrare Marco Musi, perché voi due insieme fareste la rivoluzione, un lavoro pazzesco. Io non lo conoscevo, dicevo: Ottavio, sì sì, va bene, adesso appena trovo lui non ti andrò. Ogni volta che ci incontravo per conto pubblici, Ottavio mi diceva: Michele, dovresti incontrare Marco Musi. Bene, Ottavio, un tuo volte. Poi alla fine è stato più bravo Marco, che è venuto da me, e mi ha chiesto di realizzare questo video che qui trovate, era legato al libro. O meglio, per essere più schietti, è il libro che è legato al video. Perché prima è nato il video. Marco mi ha chiesto, visto che aveva visto altri video che io ho realizzato, in particolare uno sull'energia, che ha avuto un grandissimo successo, è stato anche uno dei più visti al mondo su YouTube, no, ma mi ha conosciuto e ha detto: Michele, vorrei chiederti di realizzare per l'Associazione dei Comuni Virtuosi questo viaggio dell'Italia dei Comuni 5 Stelle. Beh, mi piace, molto in linea sempre con l'idea di dare voce alle buone esperienze, no, alle buone pratiche. E quindi sono andato alla premiazione dei Comuni Virtuosi a Capanna lo scorso anno. Da di lì ho iniziato un viaggio a ritroso, cioè andando a scoprire le esperienze di quei comuni che erano stati premiati. Lungo il cammino, lungo il viaggio, che non è stato un viaggio metaforico ma molto concreto, abbiamo fatto più di 3.000 km in giro per l'Italia con la truppa, io ho scoperto delle esperienze assolutamente sconvolgenti. E mi sono detto: ma sì, non le conosco io che sono dentro da 15 anni all'associazionismo, al mondo ambientalista, ma chi le conosce? E ho detto con Marco, benissimo il video, infatti devo dire è andato molto bene, ma questo quadro così bello merita anche una bella cornice. Un bel quadro merita una bella cornice, no? E quindi abbiamo coinvolto anche tutti questi autori per realizzare il libro con l'intento di raccontare in maniera diffusa e replicabile tutte queste esperienze. Boschini dice sempre: il consiglio che gli diamo è l'esatto opposto di quello che ci intimava la maestra a scuola quando ci scopriva a copiare dai nostri vicini, no? Copiate, prendete sul meglio tutte le esperienze già realizzate che possono essere replicate sul nostro territorio. Io qui ho scoperto delle cose assolutamente inimmaginabili. Mi immaginavo delle belle esperienze, ma non queste. Qui siamo troppo oltre. Cioè, quando un comune, mi spiace che non possiamo vedere il video, mi auguro lo vediate a casa, quando un comune in soli 6 mesi riesce a passare dal 23 all'83% di raccolta differenziata, beh, ha fatto un miracolo. Quando poi negli altri 6 mesi successivi, dall'83 arriva al 90, e poi dopo e punta al 95, il direttore del centro del Ponte Servizi, sto parlando di Ponte degli Alpi, mi dice: Michele, 90 certificato acqua, tanto per capirci, quindi lo stiamo facendo. E lui mi dice: Michele, non so, ci ho pensato, ho analizzato il materiale residuo, andare oltre il 95% sarà difficile. E io faccio: magari, forse, perché in realtà si può sempre, ci si potrebbe anche accontentare. In realtà si può andare oltre, perché ho visitato il centro di riciclo di Vedelago e ho visto come arrivare al 98, recuperando anche una parte indifferenziata, producendoci del materiale di recupero per uso edilizio, eccetera. Ecco, io dico questo, questa è la strategia vincente, insisto su questo, perché noi siamo riusciti a rendere vantaggiose le scelte giuste. Ecco perché dico l'ottimismo della ragione. Quando noi abbiamo delle strategie che sono in grado non solo di produrre benefici ecologici, ma anche risparmi economici enormi, creazione di posti di lavoro, benefici dal punto di vista della qualità della vita, della coesione sociale, della cultura, della partecipazione, diventa difficile arrestare. La storia, chi studia storia sa che questi movimenti a un certo momento diventano inarrestabili, che quando la rivoluzione francese è matura, non un giorno prima, perché se Robespierre avesse avuto fretta, noi non conosceremmo neppure il suo nome. Sarebbe finito nel dimenticatoio tutti insieme, tutti i rivoluzionari perdenti. Ma però quando il tempo è maturo, chi si mette di traverso non ferma la storia. Non si ferma all'inizio. E il tempo è quasi maturo, nel senso che questa esperienza, ripeto, quando noi abbiamo la possibilità di arrivare, come appunto, in pochi mesi, al 98% del raccolto differenziato, ridurre contemporaneamente, sono passati da 340 kg, il discorso della decrescita, a 40 kg di rifiuto indifferenziato all'anno, a testa. Perché non solo aumenta la percentuale della raccolta differenziata, inseguendo all'infinito la crescita dei consumi, ma soprattutto inizia
zero. Di conseguenza adesso c'è una serie di attenzioni al momento dell'acquisto, in relazione agli imballaggi, eccetera, c'è una serie di strategie, come quelle che ha messo in campo soprattutto il Comune di Cappallo, rivolte alla riduzione a monte delle strategie internazionali del 20-0, che riducono proprio la produzione a monte degli imballaggi, dei rifiuti tutti i distributori alla spina, la filiera corta, eccetera, il riutilizzo. Quindi alla fine si riesce a riciclare un 8%. Si sono creati 10 nuovi posti di lavoro. Il servizio costa 12% in meno ai cittadini, 12% nel primo anno, no, primi 6 mesi, e altro 4% in meno, quindi in tutto 16% in meno in un anno. D'accordo? E io credo che abbiamo una strategia vincente. Non i comitati del non inceneritore, che io condivido, sostengo, appoggio, sia chiaro, che francamente i inceneritori sono una bestemmia, che raddoppia soltanto il tasso di tumore di leucemia e non mi sembra il caso, no? E tra l'altro non è vero che come dire, fanno scomparire i rifiuti, perché quello che rimane della combustione è addirittura superiore a quello che è entrato. Io non credo nelle scorciatoie. Facciamo attenzione, che se noi non siamo capaci di proporre dei percorsi seri, alternativi, vincerà chi propone le scorciatoie. Non so, c'è il problema energetico, c'è il problema dei rifiuti a Napoli, sono scomparsi. Si sono mangiati. La magia, Napoli ha fatto magia. Direte se non funziona bene il meccanismo. Ecco, allora noi non dobbiamo, io non credo nelle scorciatoie e non credo neanche nei comitati del no. Li condivido, li capisco, ma credo che siano destinati a perdere. Io ribalto la prospettiva e dico, anziché dire il no all'inceneritore, dico, che condivido, insisto, lo ripeto, salvo scarso equivoci, però io dico sia la raccolta differenziata spinta, sia la raccolta, la strategia rifiuti zero, in modo da non avere più rifiuti. Cosa bruciano? Quando arriviamo a zero, o quando siamo al 98% delle cose differenti, cosa bruciano? Dici qualcosa si trova. Io non dico no al nucleare, che avrebbe tutte le ragioni del mondo, no? Perché insomma 3 milioni di anni per le scorie, in sicurezza, altro che dicono no, ma il Chernobyl è una storia vecchia, vecchia è Chernobyl, sì, è quella della Russia, ho capito, perché invece Tricastelli in Francia, Cofrentes in Spagna, Krisko in Slovenia, Zlismais Island, solo per citare incidenti negli ultimi 6 mesi. Questi dove li vediamo? Allora, le centrali non sono sicure, non riducono i costi dell'energia, perché se noi consideriamo tutta la filiera dall'installazione fino allo smantellamento dell'impianto costa di più dell'energia prodotta ad esempio dall'idroelettrico, dall'eolico, eccetera, eccetera. Ma io non dico il no al nucleare, che avrebbe mille ragioni, dico il sì alle rinnovabili, ma spinto, come ha fatto la provincia autonoma di Bolzano, che dice 100% di energia rinnovabili entro il 2020. Guardate che Bolzano ce lo dicono, lo sapete, lo fanno, loro non scherzano mica, non siamo mica... Questi che lo fanno, sono già al 56%, arrivano al 75% al 2012 e al 100% di energie da fonte rinnovabile al 2020, se lo dicono lo fanno. Ci sono già alcuni paesi che sono... Ci sono già alcune realtà che sono... Andatevi a proporre nucleare loro, vi rivederanno in faccia e dici, ma noi non abbiamo mica bisogno di energia, altra energia, dove questa la mettiamo? L'abbiamo proposto. Quindi così, cosa dovremmo fare? Io qui ho inserito una frase che vi vorrei leggere in questo libro. Ho messo ad ogni inizio di ogni paragrafo, di ogni capitolo, una citazione illustre, questa è Buckminster Fuller, che dice una frase che forse riassume un po' il senso di tutto il libro dell'antipasto. Non cambierai mai le cose combattendo la realtà esistente. Per cambiare qualcosa, costruisci un modello nuovo che renda la realtà obsoleta. Così si dice. Facendo delle proposte alternative concrete che portano benefici da tutti i punti di vista.